Ciao a tutti cari amici della rasatura tradizionale e benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Riccardo e oggi ho preparato per voi una sbarbata di fine inverno. Scopriamo insieme di cosa si tratta dopo la sigla. E rieccoci, rieccomi, una sbarbata di fine inverno. Prima di scoprire di cosa si tratta, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un mi piace. Sbarbata di fine inverno, dicevamo, perché nonostante siamo ufficialmente in primavera, negli ultimi giorni, nell'ultima decina di giorni, è ritornato un freddo abbastanza importante qui nella mia zona e quindi sto facendo moltissima fatica e mi sto trattenendo dall'usare Opuntia con questa profumazione di ananas molto intensa, molto fresca, molto primaverile, e invece oggi mi è venuta voglia di utilizzare altri prodotti che ritengo un po' più caldi, un po' più avvolgenti. Non so, avevo questa voglia nonostante, ripeto, Opuntia là in fondo mi tenta ogni singolo giorno e dice usami, 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 ma la voglio usare per la prima volta qui insieme a voi sul canale. Quindi vediamo i prodotti di oggi. Inizieremo con un gel pre-barba Cella, molto tranquillo, neutro, lo sappiamo, lavora bene, inutile che ve lo dica. Passiamo invece ora al sapone, anche questa è una novità qui sul canale, l'avete già visto nell'unboxing di mercoledì, vi lascio qui in cima il link per accedere al video se non l'avete visto. Di cosa sto parlando? Di, eccolo qui, Smoky Mountain Whiskey di Van Uyl, una profumazione... Come ve l'ho descritta, non riesco ancora a trovare altre parole, che ha una componente di whisky, di un qualcosa di alcolico molto molto intensa e sprigiona in questo... Guardate, vi faccio vedere il campioncino, quindi non stiamo parlando di una ciotola intera piena di sapone, ma un campioncino sprigiona un'aromaticità, un'intensità aromatica molto intensa. È sì un qualche liquore, appunto il whisky presumo, intenso, ma anche una parte di affumicato. E quindi mai nome fu più azzeccato di questo Van Uyl Smoky Mountain Whisky. Lo proveremo insieme, non l'ho mai provato, vediamo come monta. E per finire, anche qui l'avete visto sempre nell'unboxing di mercoledì, ho deciso di provare Clubman. Clubman Special Reserve, ancora chiuso perché come sempre voglio provarli con voi. Ho anche, e l'avete visto, il Pinot Classic, anche questo chiuso. Farò una comparazione tra i due, ma non oggi. Oggi ho deciso di andare sullo Special Reserve, anche se non ho ancora sentito la profumazione, perché questo Special Reserve mi dà la sensazione di essere qualcosa di appunto più ricercato e quant'altro, e anche mi richiama un po' le botti di whisky Special Reserve. Quindi andremo ad abbinare questo. Speriamo che non sia completamente diverso, ma lo scopriremo alla fine della nostra rasatura. Monteremo il tutto, lo sapete già, perché da quando l'ho preso è il pennello che uso praticamente sempre, con questo bellissimo Omega Evo sintetico, modello del manico Il Duca in finto marmo. E per raderci invece useremo Mule R41, bellissimo e bello aggressivo, dipende sempre da come lo usate, se lo conoscete è docile anche sul viso ma va molto in profondità, che andremo ad armare con le Gillette 7 o'clock Stainless Steel. Ma non perdiamo altro tempo, risciacquatina il viso e poi andiamo ad armare il rasoio e montare il sapone. E rieccomi, non ve l'ho detto, una bella barba abbastanza lunga, 4 giorni e mezzo circa, pre-barba Cella, eccolo qui, vado a chiuderlo e vado a stenderlo in viso, bene ovunque. Solita piacevolissima profumazione di questo gel pre-barba, bene anche sul collo e nella zona qui in basso alla gola dove abitualmente mi
irrito se non sto più che attento. Ok, direi che ci siamo. Vado ad asciugarmi le mani e noi ci spostiamo sull'altra cam per armare il rasoio e montare il sapone. Quindi prendiamo il nostro bellissimo Mule R41. Tra l'altro, in queste settimane, ve l'ho detto anche nel videogiornale, vi lascio il link qui sopra, è uscita per celebrare il 75esimo anno della casa la versione completamente in acciaio. Io ho ancora la versione classica, diciamo, che è anche un po' più aggressiva. Andiamo a posizionare la lametta tenendo sempre sia il coprilametta sia il pettine dai lati e andiamo a chiudere il nostro bellissimo R41. Eccolo lì con la lametta bella esposta. Andiamo a prendere adesso il nostro sapone Smoky Mountain Whisky since 1999. Eccolo qui. Di Van Uyl, Soap of the Gods, il sapone degli dei. Vado a prenderne, vediamo com'è. Ok, è abbastanza duretto, quindi vediamo. Ne prendiamo questa quantità e vediamo come va a comportarsi poi durante il montaggio. Dove l'ho messo? L'ho messo nella birichina, eccolo lì. Vediamo, un sapone abbastanza duro, quindi ci metto un leggerissimo velo d'acqua, vedete? Ok, vedete? Lo lascio ammorbidire qualche secondo. Vedete, guardate già l'acqua come è diventata bianca. Acqua ovviamente calda. Ok, adesso è molto più morbido. Vado a premerlo sul fondo della nostra birichina. Ok. Uso quest'acqua, guardate, vedete? Vado a prendere l'Omega Evo, lo strizzo molto bene, anche qualche frustata, e vado adesso a rovesciare quest'acqua di vegetazione, se possiamo chiamarla così, all'interno del ciuffo. Ancora qualche frustata e vado adesso invece a raccogliere il sapone e a fare un piccolo premontaggio in ciotola. Profumazione wow, intensa, molto intensa. La parte alcolica si sente, la profumazione ovviamente alcolica, eh? Non c'è alcol all'interno del sapone, almeno direi che non c'è, non ho letto però l'INCI, ma è molto presente, si sente bene e anche la parte di affumicato. Guardate come sta montando, vado a mettergli qualche goccia d'acqua calda. E vado ancora a montare un pochino. Vediamo, direi che per questa volta lo montiamo in ciotola. Wow, la profumazione è veramente intrigante e considerando la sbarbata di fine inverno, ci sta perché proprio va a richiamare quelle profumazioni calde, avvolgenti che quantomeno a me richiamano un po' l'inverno. Poi ciò non vuol dire che questo sapone non possa essere usato in piena estate, assolutamente no. Ecco qui il nostro Omega Evo, quindi spostiamoci ora sull'altra canna e iniziamo a stendere il sapone in viso. Vi ho messo poca acqua, quindi vediamo in video come si comporta e nel caso andremo ad aggiungere ulteriore acqua. La profumazione sul viso è avvolgente. La parte centrale dell'omega si sente.
quindi quello con un po' più di backbone. Poi io dico un po' più, ma in realtà rispetto a un normale, un pennello sintetico, tra virgolette standard, un po' più è un bel po' più, è molto accentuata e molto piacevole proprio per questo. Qualche goccia d'acqua calda direttamente nel ciuffo. E continuiamo con un bel massaggio. È la prima volta che provo questi saponi e i saponi in generale di Soap of the Gods, di Van Uyl. Quindi vediamo come performeranno. Poi non è detto che siano tutti identici, ma vediamo, vedo già una bella montata consistente in viso, nonostante non sia ancora molto idratata. Quindi ancora acqua. E godiamoci questo massaggio strepitoso dell'Omega. Come vi dico sempre, wet shaving, quindi rendiamo il sapone wet, bagnato. Anche nella mia zona più critica del collo, io dico la mia zona critica, ma in realtà sappiamo che molti amici tonsori proprio in quella zona, vuoi perché indossano come me quasi sempre camicie al lavoro oppure polo e quant'altro, o sciarpe, foulard, è quella un po' più critica. Ancora qualche goccia d'acqua e poi abbiamo fatto un super montaggio e quindi ci fermiamo qui e iniziamo la nostra sbarbata. Se fosse per me andrei avanti perché il momento della insaponata è uno di quelli che apprezzo di più. E direi che ci siamo. Quindi pulitina, mani, bocca, collo. Una buona insaponata. Ok, anche un po' la maglietta oggi, molto bene. Risciacquatina, o meglio asciugatina alle mani, prendiamo il nostro Mule R41, acqua calda e quindi incliniamo il rasoio, tendiamo la pelle e iniziamo la prima passata. Mule che scorre, come vedete, senza il benché minimo problema, con queste Gillette 7 O'Clock. Vado a risciacquarlo. Buona la protezione che sento sul viso e buona anche la scorrevolezza. Eccoli, tendiamo sempre bene la pelle e stiamo sempre delicati. Risciacquiamo il rasoio, lo sto usando quasi solo da un lato oggi, ma ok, tendiamo la pelle, incliniamo il rasoio e continuiamo la nostra prima passata con le note di questo whisky invecchiato, affumicato. Anzi, risciacquatina.
Devo dire che si stanno comportando molto bene. Mi dà sfociata, allora se voglio la mette in questa prima passata con barba di 4 giorni e mezzo, sta funzionando molto bene. Sto attento qui perché ho ancora una crosticina. Ok, pulitina sotto col naso e come sapete la testa del mule particolarmente piatta riesce ad andare veramente a pulire molto bene quella zona. Ok, risciacquatina al viso con acqua calda, al rasoio con acqua calda e noi ci vediamo qui tra un attimo per la seconda passata. E rieccomi, prima passata molto piacevole, R41 molto profondo, Van Yulai si è dimostrato interessante non solo a livello di profumazione ma anche a livello di protezione e scorrevolezza. Nel frattempo io ho ripreso la birichina e sto andando a ravvivare leggermente il sapone e quindi una piacevolissima prima passata. Ok, direi che ci siamo, quindi guardate quanto è bello ancora questo sapone. Vado a distribuirlo sul viso e poi iniziamo con questi bellissimi massaggi. La profumazione è davvero intensa, quindi se vi piacciono le note calde e avvolgenti del whisky, questo ha sicuramente una profumazione interessante da provare. Trovate come sempre qui sotto in descrizione i link ai prodotti. Vado a continuare. Guardate, già in pochissimo tempo che bella insaponata. Oh, vado a prenderla, dovrò pulirmi il collo se non voglio pulirmi la maglietta. Una bagnata leggera alle punte del ciuffo, eccolo lì, ancora un pochino, ok, e direi che ci siamo, quindi pulitina, mani, bocca, collo, maglietta. Ok, riprendiamo il nostro Mule R41, lo squalo, acqua calda. Ok, tendiamo bene la pelle, incliniamo il rasoio e continuiamo con la seconda passata obliquo. Guardate come scorre bene questo R41. E ovviamente dove c'è barba. Se la porta via. Giriamo. Sempre delicati. Buona la profumazione, vi dicevo, di questo Van Yulai. Devo dire che sento sul viso un leggero pizzicore, quindi non so se consiglierei questo sapone a chi ha una pelle particolarmente sensibile. Nulla di troppo accentuato in realtà, vado a risciacquare il rasoio, però un leggero pizzicore lo sento e quindi
durante questa prima prova mi sento di sconsigliarlo a chi ha una pelle molto delicata. Magari è solo una sensazione mia, è solo una sensazione momentanea. Oggi sono stato anche fuori con, come vi ho detto prima, un bel po' di freddo, quindi magari anche la mia pelle è un po' più stressata rispetto a che al solito. Ok, zona baffi pulita, risciacquatino al viso con acqua calda, rasoio con acqua calda, ci vediamo qui tra un attimo per la terza passata. E rieccomi, seconda passata completata, anche questa molto piacevole, il Mueller E41 con le Gillette 7 O'Clock Stainless Steel si è comportato molto bene, nel frattempo come sempre sono andato a prendere la birichina e andare a raccogliere tutto il sapone, e l'Omega Evo in questo è un vero campione. Adesso vediamo se riesco. Ok, guardate. Ok, e andiamo a stenderlo sul viso. Quindi vi dicevo, R41 che si è comportato benissimo con le 7 O'Clock Stainless Steel. Sapone Van Yulai, che in seconda passata mi ha dato una piccola sensazione di pizzicore sul viso, anche se poi sono andato a controllare e non ho visto rossore o altro. Quindi magari è solo una sensazione e ripeto, oggi essendo stato all'aperto con un vento freddo, potrei avere la pelle un po' più stressata e sensibile del solito. Anche in terza passata avete visto quanto poco ne ho preso e come si sta comportando. Vado a bagnare le punte del ciuffo, profumazione alcolica di whisky presente, molto piacevole, eh? Se ovviamente vi piace il whisky. Bagno ancora le punte. Lo faccio spesso perché così vado pian piano ad idratare il sapone. Sensazione pizzicore si sente ancora molto molto leggera, ma almeno io la sento. Omega, massaggia. Il nostro R41 invece è lì pronto. Ok, direi che ci siamo. Ok, quindi risciacquatino a mani, bocca a collo. Anzi no, il collo sono stato abbastanza bravo questo giro a non sporcarmi tutto. Risciacquatina invece il nostro R41, tendiamo la pelle, incliniamo il rasoio e iniziamo la terza passata in contropelo. Ecco qui. R41 che si porta veramente via tutto. Ma che vi consiglio, perché a dispetto della sua cattiva fama, un puntino, se usato adeguatamente, quindi una volta che imparate a regolarvi, riesce a darvi delle sbarbate veramente molto profonde e molto piacevoli, molto delicate in quanto a un taglio deciso, e questo a mio avviso è
una buona caratteristica per un rasoio, perché così non vi obbliga a ripassare più volte nello stesso punto. Poi, ecco, come qui, se non state attenti, vi trovate un puntino, però. È molto più la piacevolezza nell'utilizzo che non appunto un piccolo puntino. Non ho ancora guardato le basette, quindi adesso devo ricontrollarle. Fare il giro qui in zona baffi perché ho ancora una crosta. Ok, controllino, basette. Ok, anche di qui. Ok, che dire? Fatemi sentire, forse qui. Proprio come sempre alla ricerca di un BVS profondo, ma come sapete non mi faccio la barba tutti i giorni, quindi faccio un bel BVS e poi per qualche giorno lascio riposare la pelle. Ok, però direi che ci siamo. Terza passata completata. Un piccolo red point qui. Risciacquiamo il rasoio con acqua calda, il viso con acqua fredda e noi ci vediamo qui per le considerazioni finali e per provare insieme il Pinot Special Reserve. E rieccomi. Acqua fredda sul viso al termine della sbarbata. Piacevolissima. Sbarbata molto profonda in perfetto stile R41 e anche molto molto delicata. Come vedete anche qui sul collo non ho nessun segno di irritazione. Ho solo qui un piccolo red point che si è già chiuso semplicemente usando un po' di acqua fredda. Quindi andiamo al nostro dopobarba Pinot Clubman Special Reserve, eccolo qui. Una sbattuta come al solito. Vediamo, sapete che ho il... Eccolo qui. Sapete che ho il Bayram. Wow! Una fragranza completamente diversa. Tappino dosatore per lo splash, quindi andiamo a metterne qualche goccia. I Pinot solitamente sono belli alcolici. Wow, che fragranza particolare! Difficile da descrivere, quantomeno per il mio naso, ovviamente. Molto tradizionale. Ma anche con qualcosa di non definirei floreale, però provare, sicuramente da provare. Ok, ne metto ancora un po' perché mi piace diversissimo dal Bayram, ma proprio non ha nulla a che vedere nonostante il colore sia simile. La cosa interessante, tra l'altro, è che come vedete è una versione piccola, 50 ml, rispetto, mamma, ma che profumo, sono veramente avvolto, rispetto alla versione tra virgolette standard che è da 177 ml. Quindi questi formati piccoli a mio avviso sono proprio ottimi per andare a provare, sperimentare le diverse fragranze. E poi quando troviamo la fragranza, le fragranze, perché so che
ve ne piaceranno più di una, le fragranze che vi piacciono di più, potete andare direttamente ad acquistare la versione nella confezione grande. Mamma, che profumazione, ci sento anche dei fiori. Interessantissima. Come vedete, la pelle è perfettamente rilassata, quindi andiamo velocemente a rivedere i prodotti che abbiamo utilizzato oggi. Prebarbacella, che ti garantisce sempre un'ottima scorrevolezza. Sapone da barba, eccolo qui. È un campioncino, è un sample di Smoky Mountain Whiskey di Van Uyl. Ottimo, molto interessante. Ecco, vi risottolineo la sensazione di pizzicore leggerissimo, ma l'ho sentita e quindi per me è importante dirvelo che ho sentito sul viso durante la seconda e terza passata. Però nonostante ciò lo ritengo un buon sapone, mi ha dato una bella sbarbata, un'ottima protezione e altrettanto un'ottima scorrevolezza. Buonissimo, se vi piacciono appunto queste profumazioni alcoliche di whisky affumicate, ottimo. Trovate qui sotto il link in descrizione. Ci siamo fatti la barba con Mule R41 armato di, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco, ok, Mule R41 armato di Gillette 7 O'Clock Super Stainless. Abbiamo usato la nostra birichina rossa in questo bellissimo rosso acceso. Sono uscite da poco nuove colorazioni, quindi anche con la bandiera italiana, molto molto bella. Anche qui, se vi va, trovate sempre il link in descrizione e il Duca, il nostro Omega Evo che ha montato il sapone in maniera incredibile, come sempre, regalando un massaggio profondo, avvolgente, molto molto piacevole. E abbiamo terminato con questa scoperta per me, perché è veramente interessante la sua fragranza, Clubman Pinot Special Reserve. Andrò a testare anche la persistenza perché se il Clubman Pinot Classic viene definito Aftershave Lotion, questa versione Special Reserve viene definita Aftershave Cologne, quindi una colonia. Andremo a vedere se persiste maggiormente nel corso della giornata. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo episodio. Vi ringrazio per essere stati con me. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai prodotti. Se li avete già provati, fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché sapete che mi piace condividere con voi le esperienze relative a questo bellissimo mondo che è la rasatura tradizionale. Infine vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un mi piace e di venire a seguirmi anche sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Instagram, rasaturatradizionale.it. Bon, vi ho detto tutto, vi ricordo gli appuntamenti fissi ogni mercoledì e ogni sabato alle 10 solo su YouTube. Rasaturatradizionale.it, il canale degli appassionati.